Bomber, oggi famo un piatto romano. Spaghetti alla trasteverina. Ingredienti: erfilo d'olio, aglio, spaghettone, burro fatto con le mie manine, squisito, alici sotto olio, tonno sotto olio, non ce va quello fresco qua dentro, funghi champignon raccolti con le mie manine col mio amico Linjam, passata di pomodoro, prezzemolo fresco. Per iniziare un grande classico, un filo d'olio. Non esagerate, che dopo ci devo mettere pure il burro. Quello fatto con le mie manine, eh. Mettiamo a soffriggere staglio. Lo dovete lasciare biondì, bello mesciato. Aggiungiamo 2-3 acciughe dentro. Appena si è imbiondito, leviamo l'aglio. O che si è squagliata bene l'alicetta, aggiungiamo la passata. Se ve lo devo sempre di, aggiustate la de sale. Mentre si cuoce il sugo, buttiamo sta pasta. E mo che la pasta si sta a cuoce e io mi annoio, mo chiamo 2-3 amichetti mia che so proprio forti, ma veramente forti. Così passo sti 10 minuti che mi sto annoiando. Mo possiamo aggiungere il tonno sott'olio. Passati 10 minuti che avete messo il tonno, aggiungete i funghi dentro. Mo sicuramente c'è star miagolatore che comincia a dire i funghi champignon ci vanno i porcini. Lo so, bomber, io t'azzittisco subito. Non è tempo di prendere i porcini. Io non prendo roba congelata. E poi vi dirò, provate a farla con i champignon e poi mi dite. Per chi lo vuole, non è obbligatorio mettercelo. 4-5 minuti di pepe. Qua ci va il quarto d'ora. E monnamo a finire i spaghetti dentro sta salsa. Mamma mia che mestiere. Famoglie fa 4 zombie in amicizia. Posso cucinare pure sull'Himalaya. Sempre il numero uno rimango. Mentre si sta risottando la pasta, buttiamoci altre acciughe dentro. E solo quando è finita, mettiamo dentro il prezzemolo. Sempre a fine cottura, un pezzettino di burro. A fuoco spento lo facciamo squagliare. E a fine cottura, che pensavate che m'ero scordato? A firma mia, er pecorino. Che non ce va, però me lo chiedete sempre. E poi er pecorino mio, sa bene dappertutto. Munnam all'impiattamento, ma sento tutta Trastevere che è uscita fuori di casa, fuori le porte e fa Tommy er cuoco! Mi mancava un secondo de pepe. Tommy er cuoco.
tanto lo so che mo aspettate na massaggio. E invece no, oggi na assaggio, perché tanto lo so che è buona. Oggi la faccio assaggiare all'amici miei ballerini che sono stati veramente bravi. Mo prima di andare all'assaggio, tanto quello che fanno l'avete visto, ma ve voglio far spiegare chi sono sti ragazzi. Spiegategli un attimo chi siete. Ciao a tutti, sono Sofia da Roma. Io sono Selena da Cosenza. Io sono Manuel Brandelli e vengo da Fiumicino. Tutti e tre balliamo insieme e rappresentiamo i Meraghi Clan. Questo è hip hop, alle basi delle fondamenta, da dove tutto è nato. Ci sentire con queste orecchie, eh? L'ho voluti perché gli voglio far assaggiare sto piatto, così pure loro sanno chi è il numero uno. Però, una cosa fondamentale, vedo tanti chef, no? Che fanno dei video con gente più famosa di loro. È facile giocare così, vi piace fare visualizzazioni facile. Invece a me piace da spazi ai giovani, come è stato dato a me. Anche voi sapevate che nel mondo esisteva un numero uno, ma non lo sapevate ancora chi era. Quando è venuto l'assaggiatore da me, l'avete scoperto tutti adesso. Quindi sono contento da ospitare ragazzi giovani che si impegnano, che se danno da fa, che se meritano tanta visibilità. Quindi mangiamo sesta pasta, che tanto è pure leggera, così dopo ballano meglio. Chi è che assaggia? Da, assaggio io. Assaggi tu? Vai. Te vedo sciupato, così dopo balli meglio. Vai, a voi vi offro un goccio di champagne. Perché nella vita bisogna essere umili. Un goccettino di champagne non fa mai male. Ma davvero? Ah, ma davvero sei il numero uno? E che pensavi che giocavo? Però solo una cosa: ballerai bene, sarai un bravo ragazzo, ma adesso ti insegno come si fa il vero assaggio da galateo. Questo è il galateo come si mangia. Adesso vi saluto quei ragazzi del Meraki Clan. Alla prossima ricetta, bomber!